Questa settimana vi siete coalizzati e i peggiori della settimana sono stati inevitabilmente solo due, tant'è che non avete neanche avuto il sondaggio quello per scremare, perché erano veramente solo due nomi che dominavano la scena ed erano Mitra e Jimenez. E adesso voi lo sapete che gli imprevisti possono portare a conseguenze impreviste e quindi sperate di non esservi scavati la fossa da soli, perché adesso li beccate magari titolari entrambi tutto il mese. Potrebbe accadere, potrebbe accadere. Vi auguro di no, ma potrebbe accadere. Quindi io intanto parto con l'impresa della settimana. Partiamo da Mitra. Partiamo da Mitra. 3-2-1. Niente, mi è andata bene. Jimenez, 3-2-1. Acquista tra le svincolate di un connazionale a scelta e schiera insieme per 4 partite. Ecco, io sapevo che tanto qualcosa sarebbe arrivato. Bene, allora, miei cari, miei carissimi, Jimenez è messicano? È messicano, bene. Chi c'è di messicano negli svincolati? Io lo sapevo, era scritto. Dunque, Messico svincolato. Qua abbiamo... Oh, solo sei! Solo 6. Acuña, che devo dire sta bene dove sta. Jonathan Jimenez, che sta bene insieme a Acuña, secondo me, ma molto bene. Matheu Mercado, che sta benissimo insieme a Jimenez e Acuña. Poi abbiamo Paolo Sisniega. Pablo, no Paolo, Pablo. Che anche lui, se posso, lo lascerai dov'è. Antonio Leone. Che mi sembra almeno peggio per ora. Ti prego, Felix, salvaci tu. Niente, peggio dell'altri. Benissimo. Mamma mia, ragazzi. Che cosa avete fatto? Cioè, io devo giocare a Corsiti con uno di questi? Titolare? No, ragazzi, cioè, aiuto. Va bene, va bene. Vabbè, vada per Pablo, su, vada per Pablo. Pio Pablo, va benissimo. Meglio rischiarla col portiere che con... Pablito! Pablito! Vai, Pablito. Un anno. Gli ho anche cambiato look, adesso è diventato un venditore porta a porta. Porterà fortuna? Ammazza Pablo quanto vuoi, però. Pablo, facciamo 9? Dai, famo 9 che i soldi ci servono. Ah, cioè, bravo Pablo. Pablito si sniega. Dai. Voce del verbo sniegarsi. Bene. Benissimo. Benissimo. Siete contenti? Abbiamo. Avete rovinato tutto. Avete rovinato tutto. Bene. Si sniega, che è un onestissimo 65. El si sniega. E anche vi beccate pure Jimenez, bravi. Complimenti, vivissimi. Jimenez Patel, va bene. Va bene. Beh, mica è detto. Mica è detto, perché poi c'è pure il previsto per partita. Pre-partita 3-2-1. Tanto gliela para, speriamo. Speriamo che si sniega gliela pari. Benissimo! Sappiate che se perdiamo è colpa vostra. Andiamo a vedere che si può fare. Andiamo a Era molto da vedere. poco all'inizio, è davvero il momento. Si fanno Io sentire ho di poco, Jimenez c'è chi la partita titolarissimo comincia a per tutto l'episodio. riscaldando. Ancora un attimo di pazienza e si parte. Dai, ragazzi. Bentornati sulle Su, frequenze bravo, di Emilia, Gusto. Piero Gipardo e Daniela Dani. Scopriremo Beh, ci subito il valore dovrebbe di Si essere, questo sarà Sniega. davvero tutto da seguire. Non dovrebbe mancare Tanto, lo questo spettacolo, è Lele. sfida a Momento buono agli scudetto inizi. potenziale. Speriamo di assistere a un match divertente Chi e lo ricco di sa? gol. Gli ingredienti ci sono davvero tutti. Bravo Paco però. Ah! Con Splendido calma. intervento difensivo. Zobo. Patel, però se non corri, fratello mio, diventa complicato. Kerkez. A chi? Nessuno la vuole. Va Si mette bene bene. sulla Lo linea del posso passaggio e arriva colpo accettare. al match. Lo vediamo Patel. sull'11 di partenza con l'aiuto della Parte grafica. da sinistra. Non si sa bene perché. Lui che è schierato a destra, ma va bene lo stesso. Dammi Kerkez per Diana. Aia.
Possesso palla, caccia del momento. Bravo Pablo. Palla deviata. Non ho fatto niente, bravo lo stesso. Diamogli coraggio. Occhio al cross in mezzo. Allontanano il Paquito. C'è spazio per il Patel, devi correre, Patel, devi correre. Mannaggia Teo. Tutto da solo devo fa. Tutto da solo devo fa. Oh, ha parato pure con la mano di richiamo, non ci credo. Comunque è diventato tipo Bolt Paquito. Recupera bene palla qui. No, Patel mio. T'aveva dato. Bravo. Oh, lo scippo. Ma perché a lui? Ma perché a lui? Distendiamoci. Guardalo. Sei sotto terzetto, l'ha messo. Bravi. Comunque stiamo giocando da Dio. Questa fase veramente. Zitti, non diciamo niente. Squadra bestiale, famelica. Questo replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa. Davvero tantissima roba. Per il portiere arrivarci. Bello, mazzi. Bene, bene, bene. No, non lo fate di là. Non lo fate di là. Mamma mia, Pablito. Pablito vola, il messicano volante. Bravo Paco. Bravo Paco. Paco, che cosa gli hai fatto? Ah, è fallo. Ah, beh. Paco è diventato Zidane, mamma mia. I rischi, niente. King vuole andare a giocare per il City, probabilmente. Bene, buon primo tempo, ragazzi. Buonissimo primo tempo. Allora, dunque, io farei entrare White. E farei entrare Robertone al posto di Maino, che era un pochino spento. E voglio ridare fiducia a Edwards al posto di uno Zobo un pochino in ombra oggi. Aia. 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 Mamma mia, dov'è? L'ha toccata? Aia. Aia. Pablito? Niente. Ah. Vabbè, questa era... Che è Arda, nostro vecchio amico. Un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione. Sul palo tuo però, Pablito. Ciao, miseria, Pablito. Siamo sbilanciatissimi. Siamo sbilanciatissimi. Niente, Pablo. Però, ma come cazzo non la esci? Pablo mio. Cioè, esci le sue gambe, no? Si accentra. Arca miseria. Mamma mia, a Pablo. Mi metti in ansia che boh. Olanda. Mamma mia, Pablo, niente, vabbè, finita la fine. So più forti su, so più forti. E replay del gol evidenzia la bella. Stanno più a pallonare sul secondo tempo. Comunque, Agua de Vida si è trasformato. Quest'atti si sono fatti male da soli, ma. Talmente il veleno che c'hanno sul kick-off che. Abbiamo retto un tempo che sembravamo in grado di andare sul 2-0, 3-0. Può andare per la porta. No, non ci credo. Poi è giusto che stavamo 3-1, perché sennò sarei andato più in fondo. Volevo fa. Palla in area di rigore. È fallo di mano grosso come una casa. Fermate, famo 3-2 per la gloria. Batte Paco, batte Paco. Hanno una grande chance batte Paco. Per farsi sotto in questo finale. Batte, niente, la partita è così, ragazzi. La partita è così. Finisce drammaticamente in tragedia questo scontro diretto. Non manco di rigore al 90esimo. E vabbè. È andata così. Mister, che ci dice? È stato bello finché è durato. Vediamola con filosofia, va. Poteva andare meglio. Ci rifaremo. Una bruttissima partita di debutto, devo dire. Chi cazzo la sei? Ah, Pablo, sei già arrivato un quarto d'ora fa. Io te vorrei deludere, ma... Babbu, prima o poi giocherai pure te. Ma abbiamo già la nostra dose di disgrazie.
cui, se possibile, se non ti dispiace, applica tutti i giocatori, facciamoci la pausa nazionale così vi riprendete. E si diceva che tragedia, ragazzi. Allora, Babbu Show 3-2-1. Hai capito, Babbu? Bravo, Babbu. Bravo. Vai a fare il falso 9 altrove. Vedi offerte. No, 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 no. Babbu, prestito normale. Non ci provà. Il Babbu Show deve essere lanciato in prima serata sulle nostre reti. Offerta per Babbu, un'altra? Prestito... None. Mills. Mills, ancora qui stai? Dai, Mills, su. Vai a farti due passi da qualche altra parte. Dunque, l'amica per gli internazionali. Col Qatar. Galles Qatar. Galles Qatar. 2-1 per il Qatar. Doppietta di Afif. Il grande Afif. Galles sta in forma smagliante per il mondiale. Siamo carichissimi per andare a fare i mondiali. Carichissimi, eh. Carichissimi, 3-3 con la Danimarca. Squadra in forma smagliante. Smagliante. Corner Prosser al Cluj. 2 milioni a gennaio, bene. Si riducono un pochino i ranghi, finalmente. Offerta per Babbu Show. Oh, però, ragazzi miei, prestito. Prestito, ho detto prestito. Vi potete accollare in questa maniera ignobile, su. Allora. Partita oggi per Edwards. Facciamo giocare. E gioco forza pure Ricci, sennò ci sbrocca. E che dire, ragazzi? Mitra un po' ai margini. Man, una gliela fa rifà prima o poi, perché considerando che abbiamo la Champions fra poco, oggi potremmo fare un po' di turnover. Sì. Jimenez Patel, sì. Qui facciamo giocare Cerchi e Mathieu. Cambiamo un po'. E adesso è imprevisto. 3-2-1. Adesso è imprevisto. Bene. Very well. Col Burley dovremmo. Siamo quarti con sta sconfitta. Il City sta a 24. Vabbè, a noi quest'anno non ci interessa vincere lo scudetto, ci interessa gettare le basi per un'ultima grande stagione il prossimo anno, quindi faremo quel che si può fare. Scudetto lo vedo abbastanza difficile. Siri è la corazzata devastante. Vediamo. Oh, raga, meno male che c'è Mathieu. Sì, vabbè, ma quanto... Scusate, gli ha dato il vantaggio sul primo fallo, poi è andato in porta, gli dai il vantaggio dopo. Mamma mia. Agua. Ti prego, eh. Patel, va via, benissimo. Patel. Di giustizia. Ersor Patel, dopo una pessima partita col City, si riprende. Bene. Ah, c'è sì, Jimenez. Zitto. No, ma noi adesso con le squadre non di vertice riusciamo a fare bene. Il problema è che poi ci sono le squadre di vertice, alcune che ci prendono a pallate. E quello sarebbe da evitare come la peste. Bravo, Edwards. Ruba un bel pallone. Fio mio. O Iane prima o l'altro te deve aspettare. Perché se no insieme. I tifosi vogliono che calci da lì. Mamma mia, Pablito. Bravo, Pablo. Bravo. Fatti coraggio, Pablo.
primo della partita per loro. Sembra quasi che lo quattro partite finiscono presto, Pablo. Mamma mia, che angoscia che mi metti, Pablo. Cerchi. Bravo, Cerchi. Il velo bellissimo. Niente. Era meravigliosa. Edwards. La palla è buonissima. La palla è buonissima. Mi ha sbloccato pure acqua di vita, Edwards. Comunque, Edwards, ammazza che crescita che sta avendo. E io come faccio adesso? Questa è la grande domanda. E possiamo rivedere l'azione che ha portato il gol. Tutto è partito da questo cross. Devo dire, ottima assistenza per il compagno. La palla meravigliosa. Bene. Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei ritrovato con Edwards a rappresentare un valore aggiunto? Aia. Pablito? Niente, Pablito manca a vista. Pablito sta a pensare alla siesta. Grande Pablito. Vabbè, buon primo tempo. Si fa per dire. No, a parte il gol, non abbiamo giocato male per niente. Ma allora, Paco fuori per la Champions, dentro Bauer, e il resto lascerei tutto com'è, onestamente. Tanto in Champions gioca White, quindi Patel se la può tranquillamente finire. Bauer, tanto hanno colpito Patel. Mamma mia, Bauer, sullo stretto, che bella palla di Bauer. Yeah, Beadle è un grande amico, Beadle. È un grande amico. Ma Bauer cosa fa? Ma io sto scoprendo una quantità di giocatori in queste ultime giornate che la rinascita della cantera. No, Bauer ha fatto veramente tanta roba. Bauer, tanta roba. Pablito, mortacci di Pippo. Pablito. Non si può. Meno male che giochiamo con una squadra poco pericolosa sulla carta, almeno. Bravissimi. Non c'era mai. Ma tu si è buttato su. Mamma mia, Pablo, non puoi però fare secondo. Mi viene l'ansia ogni volta che ti si avvicina al pallone. Possiamo evitare di uccidere i miei terzini? Se è possibile. Gli darai il giallo almeno? Ah, meno male, no, perché no. Edwards. Bravo. No, oh, era bellissima l'idea. E adesso il panico. Ci pensa Bradley. Aia. In qualche modo va fermato. Mamma mia, Mathieu. Mamma mia, Mathieu. Apri tutto. Prova a metterla in mezzo. Ma come? Ma i Globetrotters. Stavate a fare un pezzo. No, sto per tirare a giro. Niente. Che cosa c'entra adesso? È un intervento così. Vabbè, esuberante. Bravo, Cerchi. Trova il corridoio verso l'esterno. Guarda Patel. E mi devi dar fallo, però. Dai, su. Cerchi da fuori. Cerchi a giro. Tiro murato, ma non Cerchi di collo. Niente. Un altro tiro. Sì, sì. Sono d'accordo. Fallo pure questo. Senti, fammi una bella cosa, va. No, Bauer, pensaci tu, ti prego. Bravo, Bauer. No, non ci credo. Tienlo lì. No, Bauer, non farti. No, è finita, ragazzi. Eccolo. Script incoming. Fermalo, Pablo, fermalo. Tienla lì, fatti ammonire, Pablo. C'è Fujimoto che fa il furbo. Aspetta che metti giù il pallone. Fujimoto si è un attimino appostato. Bene. E l'abbiamo portata via. Meno male. Che incubo sta partita. Ah, ma ero convinto che l'avevamo pareggiato. Convintissimo.
Muy bien, muy bien. Bravo Patel. Bravi tutti. Ci abbiamo messo più grillo. Vabbè, giocavamo col... che è cambiato? Che non c'è Real City. Che è cambiato? Se non giochiamo col City è tutto più semplice. Voglio dire, te lo devo spiegare io? Dunque, sì, più o meno. Patel, Jimenez mi serve in forma. Oh, posso? Grazie. Cerchi, va bene. Poi la panca. Poi la panca. La panca attuale, perché a breve saranno tutti titolari. Quasi tutti praticamente. Io volevo sfruttare queste partite per far giocare un po' DOS, e invece no. Sono costretto a far giocare il messicano volante. Babbu, fai... lucidati. Lucidati, Babbu, lucidati, che poi tocca a te. Allora, intanto andiamo al giorno della partita. Allora, questa... trattasi di partita abbastanza fondamentale. Edwards ha preso un punto. Gli ho fatto fare equilibrata perché stava molto bene lì. Dunque CC 120 settimane, quindi se può fa. Va bene, allora ti fai falso 9. Poi Simone, ma io che ti devo fare? È colpa della community, non è colpa mia. Non avercela con me. Io non c'entro niente. Io ti avrei fatto giocare. Dunque, Redondo e Robertone, Sobo, Malo, Kerkez. Questi so. Io non vedo che arrivi gennaio per fa qualcosa, perché Mitra non è che va proprio cancellato dalla nostra vita. Io mi porterei anche Simon, perché magari il secondo tempo glielo faccio fare a Simon, perché ho paura che sennò ci sbrocca e ci manca solo lo sbrocco del portiere. No, il più vecchio in rosa, che se non sbaglio è Manvir, giusto? Se non sbaglio, l'avevamo già avuto ed è Manvir. No, è Pablo. È Pablo, si niega, meno male. Vabbè, è già lì. È già lì, quindi va benissimo. Perfetto. E prendiamoci questa qualificazione, così poi nelle ultime, magari due, tutta tribuna, eh. Facciamo giocare i panchinari, tranquilli. Dai. Ma la mia difesa, dove cazzarola è? Mamma mia. Pablo non ne blocca una. Zobbo. A Zobbo non te ci mette pure te, che è giornata, dai. Ah. Brutta gestione del possesso. Dai. C'è il movimento senza palla. Ah. Con il corpo l'ha tolta dalla con porta. Calma. Scatta, bravissimo. Allora è giocato dietro. White a giro. Era bella. Era bellissima. Palla messa in mezzo. Arca miseria, era bella pure questa. Oct Popescu. Bravissimo Jimenez. Sì. Bella l'incornata di Agua de Vida, che è un po' agua tiepida ultimamente, però sta segnando, quindi va bene. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Bello. Molto bene. Bravo White.
Szoboszlai. Stiamo giocando bene, bravissimo. Il campo aperto, siamo inarrestabili. Veramente inarrestabili. Se ci danno spazi. Bene, 2-0 che dovrebbe farci dormire tranquilli. Dovrebbe. Dovrebbe. White sotto porta è oggettivamente il più forte che abbiamo, ma non per un discorso di overall, proprio per un discorso di freddezza. Bravo Redondo. Ah, era bellissimo tutto. Attenzione. Paquito? Zobo. La mette nel mezzo. Era bellissimo. Era bellissimo il cross. Va bene, va bene. Beh, devo dire un ottimo primo tempo. E mettiamo Simon al secondo tempo, che stiamo un po' più tranquilli. Edwards al posto di Redondo, Midra al posto di Jimenez, così diamo un po' di spazio a tutti e basta. Vabbè, sul 2-0 va bene così. Facciamo respirare un po'. Bravo Midra, fai correre Gusto. La palla è brutta come il peccato, Gusto, è brutta come il peccato. Sorpreso della qualità. Bravo Robertone. Midra è tua. No, perché? Perché a Zobo? Bravo Midra. Ruba un bel pallone per White. Può far male qui. Non ci posso credere, Midra. Però. Ma non è possibile. Ma stai a un metro dalla porta. Il bello è che Midra, statistica alla mano, ha la finalizzazione più alta della squadra, perché ha tipo 89. Si è visto? A metri davanti, Paco. Sì, attenzione. Paco. Grande occasione. Bellissimo. Mamma mia, White. Bene, signori, abbiamo ipotecato il passaggio del turno. Ha trovato un gran gol, come possiamo apprezzare meglio da questo replay. Bello, beh. Bella cannonata di White. 3-0 Rotondo. Ora conducono per 3-0. Le seconde linee tengono contro squadre non di vertice, però tengono. Bravo Paco, ruba bel pallone. Paco, pensaci tu a far segnare Midra. Pensaci tu a far segnare Midra. Pensaci tu a far segnare. Vediamo se riesce a passare il fallo. Rigore? Calcio di rigore. Beh, allora ragazzi. Qua ci sarebbe la terza per White. Ce la fa a fare tripletta? La possibilità di mettere la parola fine su questa gara. Non ce la fa a fare tripletta, benissimo. Ma perché io c'ho questa sfortuna cronica con i rigori? Perché? Quante possibilità ci sono che il portiere vada sempre dalla parte in cui tiro io? Tentativo avversario. Finisce qui. Finisce così con il trionfo. Bene. Della squadra ospite. Una vittoria molto netta. Molto bene. Quello che mi è piaciuto di più però sai cos'è? È stato l'atteggiamento della squadra. Hanno abbiamo ora vediamo il girone come si è messo, però sono molto tranquillo, devo dire. Meno male, meno male. Ho pensato, ha giocato benissimo King, ma qual è il problema? Straordinario White. Non siamo secondi a nessuno. Oh, a parte City, quello ci spacca tutte le volte. Dunque, allora, vediamo un attimino la situazione. Secondi a 6 punti. La prossima volta abbiamo il Milan, dobbiamo cercare di strappare almeno un pari. Stare a 7, eventualmente gestire la vittoria del Porto, probabile con lo Steaua. E poi all'ultima avremo il Porto. Scusate. Ah no, abbiamo prima il ritorno con lo Steaua, poi il Milan e poi l'ultima al Porto. Quindi potremmo prendere un po' il largo. Altrove, Paris Saint-Germain che domina. Il Brøndby. Villarreal, il City rischia di uscire. Vabbè. L'Inter, Barça e Braga, Napoli terzo, a pari punti. Vabbè, diciamo che le cose stanno andando piuttosto benino. Mills, quando te ne vai?
Allora, io tra l'altro ho dovuto mandare gli osservatori di nuovo, me l'ho scordato di dirvelo, l'ho mandati in Galles e in India a cercare amici di Patel e Mitra. Ma se non troviamo campioni del mondo, non se ne farà nulla. Chi è che si lamenta? Ho bisogno di vedere le partite del contano. Cerchi inizia a lamentarsi e lo comprendo. Lo comprendo, caro amico Cerchi. Aia, non ho fatto. Porca miseria. Io odio questa cosa del. Vabbè, allora avremo una partita delicatissima. In campionato. Tornerà Ricci. Difesa un po' stanca. Fiducia a Edwards. E a Cerchi. Viste le difficoltà di condizione, ci porteremo anche Bauer. E la giocheremo così. La giocheremo così. Ora però volevo dare un'occhiatina al solito, dopo ogni lunga sessione. Roberts ha preso 2 punti. Hansen ne ha preso 1. Robin ha preso 1. King ne ha presi 2. Io vorrei vedere una crescita clamorosa di qualcuno che sta in prestito, ma non la sto vedendo purtroppo. Purtroppo no. Comunque a gennaio, regà, dovremmo fare un po' di pulizia, un po' di svincoli, un po' di questioni varie da gestire, perché iniziano a diventare tanti. Voglio snellire un po' il più possibile e vediamo se ci riusciamo. Comunque, per adesso, noi chiudiamo l'episodio di oggi con la squadra al quarto posto. Non da sola, l'Arsenal insegue, è uno scontro direttissimo che potrebbe metterci in difficoltà. Cercheremo di strapparlo almeno un pari. Comunque non sono poi così distanti. Alla fine 5 punti e City, eh. Che dici, mamma mia, sono andati chissà. Sono a 5 punti. Una sconfitta sola, noi ne abbiamo già fatte 2, però la squadra c'è. La difesa da rivedere. Tra le top in questo momento siamo quelli con la peggior difesa. E l'attacco non è ancora ingranato, però potrebbe ingranare nel corso di qualche settimana. Capocannoniere Isaac è sempre davanti. Miglior assist man Jimenez. Così, vabbè. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a venerdì. Speriamo bene.